sta montando un po' l'attesa, no? Per conoscere il nuovo coach, il nuovo corso tecnico, che sui forum dei tifosi, insomma sulle piattaforme sociali, c'è veramente grande attesa. Ecco, c'è stato questo incontro, come è andato, come si è svolto, di cosa avete parlato? Ma più che altro è stata una sorta di conclave in un paesino della montagna umbra. C'è stata una sorta di, come si suol dire, di brainstorming, in cui abbiamo snocciolato tutte le questioni che possono interessare il Famila Ruberschio e quindi mettere anche a conoscenza l'ASI del mondo della femminile, di cui lui non ha mai fatto parte e quindi non era perfettamente a conoscenza. Ovviamente conosce la femminile, perché comunque, essendo un allenatore di basket, seguiva. Poi gli ultimi 2 anni li ha fatti a Imola, che ha giocato sullo stesso parquet del Faenza, per cui spesso rimaneva a vedere partite o allenamenti, quindi il mondo della femminile insomma, qualcosa conosceva. Però ecco, c'è stato questo incontro molto, chiamiamolo, chiarificatore, in cui lui è stato messo nella condizione di essere a conoscenza di più notizie possibili. Ora queste notizie devono diventare parte integrante del suo bagaglio e piano piano adesso lui comincerà ad avere contatti con le giocatrici e sempre più si integrerà fino ad arrivare al 29 agosto, in cui prenderemo poi ufficialmente inizio alla stagione con la prima giornata, con il raduno, e quindi lì avrà modo poi di vedere praticamente tutto ciò che fino ad oggi gli è stato raccontato. Sicuramente l'ASI ha dato segnali già di grande disponibilità, incontrerà i tifosi appena arriverà a Schio, basterà fissare un incontro, una data. Più che mai quest'anno l'incontro con i tifosi e con la cittadinanza è importante. Allora, 29 agosto comincia la stagione 2011-2012 del Famila Ruberschio, e quindi fondamentalmente ci sarà un mese per prepararsi ai primi appuntamenti, diciamo così, di cartellone, che saranno delle amichevoli. Ne abbiamo già dato notizia, alcune partite veramente interessanti, come il torneo a Pozzuoli o il torneo a Lucca contro altre squadre di Serie 1, contro Valencia, contro la nazionale statunitense. Ecco, saranno i primi test, diciamo così, per il nuovo Famila targato l'ASI. Sì, quest'anno diciamo che l'urna è stata tra virgolette strana, no? Nel pescare questa prima giornata, cosa che penso a mia memoria non si era mai verificata, che le due finaliste si incontrassero dopo una finale scudetto. Ieri sera mi sono sentito con il presidente di Taranto, abbiamo sorriso su questa cosa e abbiamo detto: ci sembra quasi una gara 6, no? Della finale scudetto, perché sarà come un proseguio della gara 5 conclusa l'11 di maggio. Però è anche vero che i regolamenti sono chiari. Diversi anni fa, quando ancora io non ero a Schio, sembra che ci sia stata una delibera delle società di A1 femminile che impedissero la formazione delle teste di serie, e quindi il computer è libero di pescare qualsiasi tipo di avversaria per qualsiasi tipo di squadra. E che cosa è successo? Che l'urna ha pescato Schio Taranto, come d'altronde per Taranto ha pescato le semifinaliste, mi pare, nelle prime giornate di campionato, come per noi ha pescato due isolane come due prime trasferte, quindi subito tanti viaggi, non è un problema, anzi. Questo sta a testimoniare la grande trasparenza nella gestione del campionato che si ha in federazione e anche in Lega, perché già circolavano chiacchiere che il duopolio del campionato italiano di Schio Taranto avesse
questo potere fantasmagorico di gestire arbitri, partite, cose tutte false, tant'è che se ci sono due squadre, tra virgolette, danneggiate dal calendario messo dalla FIP ieri online, sono proprio Schio e Taranto. Quindi questa è testimonianza della grande, ecco, ripeto, trasparenza. Ben vengano questi amichevoli di grandissimo valore prima della prima giornata di campionato, perché daranno alla nostra squadra la possibilità di avere già un livello alto di tensione. Quindi, a questi due tornei che tu hai citato, come quello di Pozzuoli e quello di Lucca, faremo ancora delle altre amichevoli prima, una con Sesto San Giovanni il 17 ottobre a Schio. L'altra il 10 di ottobre è in programma, ma stiamo ancora vagliando un pochettino la squadra con cui giocare. E non dimentichiamo che il 12 ottobre, anzi il 13 ottobre, abbiamo la prima di Eurolega. Quindi arriveremo all'Opening Day con amichevoli con grandissime squadre dopo una prima giornata di Eurolega, per cui penso che la nostra squadra sia già mentalmente in forma. Fisicamente forse non lo sarà al 100%, ma penso che neanche Taranto lo sarà al 100% della forma. E tra i tornei che abbiamo citato e l'inizio del campionato ci sarà anche l'inizio dell'Eurolega, ma anche un po' il primo appuntamento ufficiale, diciamo, della stagione con la partita che assegnerà la Supercoppa e che si giocherà a Schio. Possiamo in qualche modo già ufficializzare la data per questo evento? Ritengo che, a meno che non ci siano controindicazioni dell'ultimo momento, ma mi sento di comunicare ufficialmente che la data della Supercoppa sarà domenica 9 ottobre alle 18:30, quindi sarà la prima occasione per i nostri tifosi per vedere il nuovo Famila all'azione subito in un trofeo importante come quello della Supercoppa. L'anno scorso l'abbiamo perso per poco, di pochi punti a Taranto. Quest'anno vogliamo assolutamente farlo nostro e, come si dice, fare la tripletta, no? Perché dopo la Coppa Italia e il campionato, vincere la Supercoppa ci permetterebbe di vincere tutti e tre i trofei che sono messi in palio nel campionato italiano. Quindi avremo un inizio veramente scoppiettante tra amichevoli, Supercoppa il 12, anzi il 13, giovedì l'Eurolega, l'Opening Day contro Taranto. Quindi penso che questa lunga attesa, questa lunga pausa estiva abbia scaldi i motori dei nostri tifosi, perché ci sarà subito bisogno di loro già a partire dal 9 ottobre.